Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Sto cazzo, buongiorno! Oh, ora ti riconosco! Bel cardinal Richelieu! Allora non te ne vedo! Ma che stai a fa? Sto pure da stufa! Sei già bello operativo, tutto in tuta! Mamma sì, tuta. Mia! Quanto sei bello così, guarda! Spermati che questo è nuovo, me la rovina! Bella sta tutona! Guarda come la prevedi! Io bene! Già si è sporcato tutto, ora che lavoro. Ma c'è l'acqua per lavarsi. L'acqua c'è apposta per lavarsi. E dopo? Te si sciacqui i coglioni. No! Come? Di qui? Di... Ah! Oh! Aia! La nonna mi ha fatto un ottimo schiso, Ma che rossetto che hai messo? Beh, e come mai? Sto a casa, mi voglio il rossetto. Certo, uno si deve fare bello anche se sta a casa, che vuol dire? No! Vabbè! Vabbè! Sta pieno! Sta pieno? Pieno! Sta pieno di guarda, che? Tutto, sono tutto aspettato! Sta pieno di figa, mamma mia! Guarda che lavoro, ma com'è? Mi aspetto. Ma sarebbe bello una mattina davvero che ci fosse un po' di figa di qui sotto, o no? No, c'è davvero. C'è? Ah, sta pieno, là sta pieno. Sì. Sta pieno o no? Oh no! Ti vedo un po' diventato, la mattina devi essere più frizzante, più guarda dinamico, che... più rapido. Vedi, io adesso io la caffè, mattina quando c'ho da fa, non voglio... Voglio vedere un bel sottopallattino. Fermate, Dio, scazzo! Vattene! No, così... Ah. Ma come mai? Questa è la barra, bisogna andare a vedere. Ti dico gli avvistatemi che vuoi pure. Stanno ragionando. Io campo fa poco. Ammonizione. Ah. E vai un minuto di là. Oh, l'esperta di moda Chiara Carli mi ha fatto pancake. Eccola, sta all'opera. Pigiama veramente bello della Disney. Fantastiche tazze. Le potrete trovare solo su www.carlettolife.com. Oggi ve le consegnerà Chiara Carli. Verrà a casa vostra e ve le porterà. Quindi fate swipe up, Chiara Carli arriverà con un sacco di tazze. Inizia il top con un buon profumo. Ah, di Isa G. 5 fragranze, tutte da provare, unisex. Vi lascio la mail, scrivete profumo di nicchia. Capita anche a voi, prima stavo prendendo un caffè, monto sulla macchina, 5 minuti per andare al lavoro, il telefono mi dice, oh, ma te vuoi fare i cazzi tuoi? Io veramente, oppure esci da lavoro, monti in macchina, 20 minuti per tornare a casa, ci controllano tutto, porco cane, ma fatti i cazzi tuoi, porco tuo, ma se non vuoi andare a casa, se vuoi andare su un prato, me voglio stand e fammi, vabbè, lasciamo perdere, qual è il problema, no? Ti controllano tutti, raga, mannata a fanculo, va, dopo di... Consiglio di andare a seguire questo mio amico cantante Andrea Mingione, vi metto il tag qua. Fate swipe up per andare a sentire l'ultima canzone. È anche un grande coccodrillo, quindi team coccodrilli, forza! Poi avete un po' di tempo, andate a rivedere tutti i miei video su YouTube, perché è il vero e unico canale Carletto Life, Only for Wife in the Swites, Midnight. Madonna, quanto è bello quando c'è il filo di saliva. La cancello, così, via! Sempre a cercare la perfezione, la foto tutta così, con la bocca a culo di gallina, tutti tirati, raga, tanto dopo, quando vi vedono davvero, è meglio partire più tranquilli. Io per esempio, quando mi scrive una ragazza che voglio scrivere, io dico, guarda, io sono tozzetto basso, cioè, non c'è spera che è, così quando arrivi comunque è preparata, se no, gli dici, è bello, slanciato, così è, poi ti arriva un tozzetto come me, e dopo diventa dura. Invece se tu parti dal basso, poi capito, sapete qua questo discorso, ma sapete quante ce n'ho chiappate, cioè, ma lo sapete quante? Zero, perché poi mi vedono, ciao. Stasera ore 20:30, spurgatorio con Carletto e gli amici di Pitti Suite, vi aspetto numerosi, ragazzi, bisogna bruciare tutti i peccati che abbiamo fatto sto weekend. Io ho fatto una marea di peccati, troppi. Appena rientrato mi hanno detto che c'era un qualcosa incinta, quindi prima di allenarmi,
fai un bel cesario, vai, fai un bel cesario, vai. Con l'operazione. Vai, vai, dai, vai. Vai. Vediamo un po'. Dai. Oh. Dai. Dai. Oh. Stasera c'è la mozzarella in cima, visto, no? Guarda, guarda le mozzarelle, sentile un pezzo, sentila. Sentila. No! Sentila. Dai. Vattene! Assaggiala. Assaggiala, dai. Assaggiala. Sposalami. Assaggiala. Assaggiala. E a me spurga il maglione. Assaggialo. Vattene che ti affiasco. Assaggiala, vea. Assaggiala. Specialmente se me la tirano. Ma, ma sei scemo? E beh, non so se tu fai le cose. Ma me ne te ne tirate l'acqua. Ma tu fai le cose. Sì, no, fa. Fermate il Dio. No. Ah. Oh no, no, ma levate vaffanculo. No, che sono stronzo. Pure. Ah. Ma io sto vicinino, vicinino a te. Mannaggia la maiale con me. Voglio stare lontano. Non posso, ma la magna tutta sta torta là. Ti faccio meno. La magna. Oh. Non la magna. Fermo. Ah. Ma. Giappelo. Giappelo. Che è sto? È un figlio della mignotta sto cane. Oh. Perché? Eh? Con mai? Ma prima li vedremo Mosca, eh? È vero, te sta bene, te sta bravo, Rock. Moschi da sto. Ah. No, e vedi che è dispettoso anche lui. Sto a mangiare, guarda come sta. Ma chi ti ha dato l'autorizzazione per toccarmi? Chi ti ha dato l'autorizzazione per toccarmi? E capire, se guardo da un palazzo non si può con grandezza di casa. Boh. Foto, guarda. Questa è, quanti anni fa era? 20 anni fa. Oh, non ti passa un attimo? C'è sempre la stessa faccia da coglione. No, la faccia da coglione ce l'hai tu, hai capito? C'è sempre la stessa faccia da coglione, guarda. C'è io. Quanto ero bello, quanto sono bello, tanto bello. Non senti, ce l'hai fanciulli. Eccolo. Uno, fa la lingua a pisello di cane storta. Perché? Fa la lingua. Pisello di cane storta? Ma che cazzo ne so io quel che c'entro? Fa la lingua a pisello di cane storta? Sì, non ne so capace. Falla là! Fammi che tu non te la faccio! Falla là! Che il dono sganassonza! Falla! Ma invece anche questa era bella la foto! Sarò... Gabibbo eccolo, eh! Guardate che tipo! Qui già... con le vacche... Vedi? Io non ce l'ho le vacche. Tu che c'è? Eh? Che c'è? Perché chi ha pago la vacca per così? Oh! Ma no, ma ste sforbiciate fanno male. Lì, gli ha risposto lì. Che gli ha detto? Lei mi ha messo il biglietto sulla macchina che mi ha rotato. E tu che gli ha detto? Deve fare la denuncia all'assicurazione, ma poi che gli ha detto? E tu come rispondi? Lì gli ha detto. Non la fa niente, gli ha chiuso. Ma tu come gli avresti risposto? Gli dicevo. Oh, che gli dicevi? Io non ho rotato a nessuno. E sciacquo dei di coglione. Straccio di notta. Ma! Ma dice così sa. Ma sei matto? Ah, sono matto? Tu sei matto, mi sa. A me mi viene a dito, ho rotato. Ma io la macchina ci lapino loro qualche volta. Io ho fatto il barbiere. Ma tu hai fatto il coglione. No, te sciacco di coglione, stronzo. E perché? Beh, perché io ho fatto il barbiere. Ma tu hai fatto il coglione, secondo me. Ma il coglione è il fetù. No, tu sei un coglione. No, io ce n'ho due. Omino di 92 anni, sempre la risposta pronta c'ha, eh? Sei sempre super attivo. E perché non so tonto? Perché ci sto con la testa, non so meno matto. Bravo. Ma fede, bravo! Sicuramente ci dillo, che smetto, mannaggia per il cuore. No, ma c'è il vento, ma c'è il vento, no. Vaffanculo, no. Testa di cazzo. Beh, così se fa? Così se fa, così. Perché? E perché almeno smetto di rompere i coglioni. Chiama
rispondi.